Sapete cosa sono questi strani oggetti che ho tra le mani? No? Va bene, ve lo spieghiamo noi nella prossima puntata di Tech Princess. È finalmente disponibile sul mercato italiano la nuova console di Nintendo. Si chiama Nintendo Switch ed è il successore di Nintendo Wii U. La parola inglese Switch, che significa scambio, ben spiega la particolarità di questa console. Nintendo Switch infatti può essere utilizzata comodamente in casa quando collegata alla TV, ma all'occorrenza può trasformarsi in una console portatile da usare in viaggio oppure quando siete sui mezzi pubblici mentre andate a scuola o al lavoro. Vediamo nello specifico come funziona. Innanzitutto dovete sapere che si tratta di un prodotto componibile. Se collegato alla base potete giocare usando la TV come schermo e i due Joy-Con, che sono questi, come controller. Ma anche i Joy-Con sono a loro volta componibili tra loro. Potete quindi utilizzarli singolarmente per giocare sia da soli che in compagnia, oppure unirli tramite l'impugnatura Joy-Con, che è questa, per avere un controller tradizionale. Sembra complicato, vero? Invece no, è semplicissimo. Se siete in ritardo, dovete uscire, o magari avete voglia di giocare su una panchina al parco o sul vostro letto prima di andare a dormire, agganciate i due Joy-Con alla console in questo modo e staccatela dalla base. Così potrete giocare in totale libertà grazie allo schermo da 6,2 pollici. Attenzione però, non potrete giocare all'infinito, perché la batteria garantisce un'autonomia fino a 6 ore di gioco, quindi ricordate sempre di portare con voi il caricabatterie. Ma che cosa hanno di così speciale questi Joy-Con? Sono molto piccoli, ma al loro interno è racchiusa tantissima tecnologia, tanto che ognuno di loro si comporta come un vero e proprio controller, dotato di tutti i tasti necessari per giocare. Ci sono poi delle funzioni speciali, come ad esempio l'HD Rumble, un sistema avanzato di vibrazione in grado di riprodurre vibrazioni del tutto realistiche. Facciamo qualche esempio: il giocatore sarà in grado di sentire il movimento dei singoli cubetti di ghiaccio che si scontrano all'interno di un bicchiere quando si agitano i Joy-Con. Il Joy-Con di destra è inoltre compatibile con gli Amiibo, pupazzetti creati da Nintendo in grado di interagire con i vostri videogiochi grazie ad una tecnologia di prossimità. Vi abbiamo svelato praticamente tutto quello che c'è da sapere sulla console. Scommetto che adesso vorrete conoscere alcuni dettagli sui giochi disponibili. Innanzitutto sappiate che il classico CD è stato sostituito da una più piccola e compatta cartuccia in grado di adattarsi alle dimensioni ridotte di Nintendo Switch. L'esperienza di gioco offerta sarà molto varia grazie anche ai titoli che accompagnano Nintendo Switch sin dal suo lancio, come per esempio l'epico The Legend of Zelda Breath of Wild e il creativo 1-2 Switch. The Legend of Zelda Breath of Wild, l'attesissimo titolo che ha portato l'eroe Link sullo schermo di Nintendo Switch, vi accompagnerà verso un'avventura leggendaria fatta di vaste e suggestive ambientazioni. Ma non solo, il giocatore avrà la possibilità di muoversi in maniera totalmente libera all'interno della mappa. Nessun vincolo, nessun obbligo, ne rimarrete assolutamente estasiati, ve lo garantisco. 1-2 Switch invece è l'ideale per animare le vostre serate in compagnia di amici e parenti. Siete pronti a sfidarvi in spassosissimi e strampalati duelli? Qualche esempio? Mungerete mucche, conterete le biglie contenute in una scatola oppure ancora giocherete a fare i samurai. Vince chi ha più tempismo. Di sicuro i vostri amici si autoinviteranno a casa innumerevoli volte. I titoli di prossima uscita per Nintendo Switch sono ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Odyssey e Snipper Clips. Adesso però scusatemi, ma devo proprio scappare. Devo tornare a giocare a The Legend of Zelda Breath of Wild. Lì dentro c'è un mondo che mi attende. Voi però ricordate di seguirmi anche su www.techprincess.it. Io vado, ciao!